Sono lieto di essere qui con alcuni degli autori e più tardi con uno degli editori di Antifanzine. Allora, iniziamo col dire che Antifanzine è una fanzine antifascista arrivata al 12° numero che abbiamo in anteprima qui a Sherwood e anche alla libreria di Sherwood. E sono lieto di avere qui tre degli autori degli ultimi numeri, precisamente il numero 11 e il numero 8. Quindi ragazzi, intanto cominciamo col presentarvi. Potete dire il vostro nome e di che cosa vi occupate. Ciao, sono Simon, non faccio fumetti da quasi 2 mesi e sono qui per condividere le mie esperienze con gente che ha lo stesso tipo di problema. Questa è una buttata umoristica, pensavo che si ridesse di più, in realtà ho fallito. Comunque sono qui Simon e forse perché ho in odio tutto quello che è l'autoritarismo mi hanno coinvolto in un numero di antifanzine, cosa che mi ha decisamente fatto piacere. Ciao, sono Beatrice Canova e ho l'ansia, però continuo a disegnare. Tutto sommato, e ho fatto un pezzetto di una storia assieme a Firas, che ha scritto con me, per Antifanzine, e grazie per averci ospitati super volentieri. Grazie. Ciao a tutti, Nicola Stradiotto, anche io ho partecipato al numero 11 di Antifanzine, soprattutto per il tema, a me molto caro. E chi l'avrà un po' spulciato avrà già dalla copertina si intravede qualcosa. E niente, sono stato un po' invitato, in realtà l'ultimo c'era un buco, mi hanno detto hai qualche fumetto, qualche tavola, e però ho partecipato molto volentieri e quindi sono qui anch'io, ecco, scusate l'intrusione, ma in realtà sono arrivato per ultimo. Allora iniziamo proprio da te, che sei arrivato per ultimo. Esatto. E in un numero, il numero 11, in cui la copertina è illustrata da Tesando, e in un numero che potremmo raccogliere come ACAB, come tematica, tu hai portato una storia intitolata Merde, e che è un acronimo, che è un acronimo in cui diciamo racconti almeno o narri il tuo punto di vista su le forze dell'ordine italiano, almeno il sistema giudiziario, come lo chiamiamo, il braccio armato della legge, la sottile linea blu fra l'uomo e la barbarie, come diceva Lisa Simpson, di violenza legalizzata. Cosa hai voluto trasmettere in queste, sono 5 pagine, vero? Sono Sì, esatto, sei tavole. Beh, l'acronimo in realtà, allora, queste tavole non avevano un titolo e quindi non è un titolo mio, perché semplicemente pensavo di non dover né dare un titolo né spiegare assolutamente. E poi il tema a me è caro perché purtroppo per problemi di alcolismo e anche di altro tipo ho avuto a che fare con gli amici carabinieri e quindi ho sempre conosciuto persone molto distanti dai luoghi che frequento io e con cui non ci ho mai voluto nulla a che fare. E giusto questa primavera stavo facendo delle tavole per un fumetto che uscirà a settembre e mi divertivo a disegnare delle facce da culo vestite da carabinieri che facevano le loro iniezioni a forma di svastica sui muri, e a un certo punto, mettendole insieme, ho pensato ma perché non poterle pubblicare con Antifanzine, visto che il tema era giusto, mi sono proposto in pratica, no? Fatalità, non so se uno degli autori che doveva comparire al posto mio nel numero 11 è saltato e mi hanno detto beh dai, ci sta, e perché no, facciamolo, cioè proprio tutto l'ultimo. Ed è uscito questa cosa qui, ecco, di cui ne vado fiero sinceramente. No, devo dire che l'ho molto apprezzata come storia. Grazie. Era un numero che attendevo molto, questo, io in realtà, almeno come tematica. E più che altro perché me lo aspettavo da Frink. Adesso passo a voi due che siete presenti sullo stesso numero.
Iniziamo con Beatrice, così ci leviamo questa cosa, l'abbiamo... Il peso. Questo peso. Innanzitutto tu hai fatto una storia con Firas, con un altro autore, e quindi la prima domanda, non rispondere subito, è com'è lavorare con una persona del genere, com'è fare una storia breve su una rivista del genere, su una fanzine del genere, e come ti sei trovata, e peraltro... questo lo diciamo perché bisogna essere sinceri, non sono troppe le autrici donna nel panorama delle fanzine antifasciste, quindi complimenti. Seconda domanda, in realtà tu tratti un tema molto complesso, molto delicato, perché racchiude tante tematiche, racchiude il possesso delle armi, la violenza, l'immigrazione, anche la percezione e anche il mettersi in gioco, dire quello che la mia realtà è relativa alla mia esperienza di vita e a quello che io ho vissuto qui. Quindi cos'era la tematica di più che ti premeva raccontare? Sì, allora, per rispondere alla domanda principale, il tema delle armi, sembra un po' complesso e delicato, appunto. Noi abbiamo voluto raccontare un'esperienza più di Firas, appunto, che comunque è lo sceneggiatore, che ha vissuto lui sulla sua stessa pelle, nella realtà del Libano, ovvero dove chiaramente ci sono delle normative, comunque delle regole molto diverse rispetto all'Italia. Per farti un esempio estremo, noi la prima volta che siamo, almeno la mia prima volta che sono sbarcata, diciamo, in Libano, e un nostro parente amico ha tirato fuori il pistolone dal cruscotto e l'ha piazzato sulla macchina. Per carità, lui è la guardia del presidente, quindi ci può stare che... Però c'è stata una leggerezza estrema nell'esposizione di, insomma, un'arma che non è che, cioè, vedi tutti i giorni o maneggi tutti i giorni. E quindi sì, mi ha un po' colpito questa cosa. Lui poi nella fattispecie ha vissuto questa cosa da piccolo, dove si è trovato in mano all'età di 6-7 anni, insomma, una cosa, un'arma carica, messa in un comodino molto tranquillamente. Cosa che poteva creare un grande danno, che poi è stata, diciamo, comunque maneggiata come un giocattolo senza tanti problemi anche da parte comunque dei parenti, la cosa che puoi capire, perché chiaramente essendo una realtà diversa dalla nostra non è che stai lì a dire ma no. E niente, quindi abbiamo voluto rappresentare questa cosa, e per comunque parlare anche un po', diciamo, dei regolamenti, non proprio dei regolamenti, ma il discorso delle leggi anche in Italia, il porto d'armi, il passaporto, tutte queste cose qui che hanno una grande differenza rispetto a altri paesi in cui non si tiene conto di tantissime cose, si dà più leggerezza, ecco, insomma. È bene far sapere anche queste cose qui. Allora, adesso intanto chiudiamo questo primo giro di domande. Maestro, dica, maestra, lei racconta nella sua novella, sì, diciamo così, questa esperienza in una clinica, in un centro psichiatrico. Mega spoiler così. No, io ho fatto l'effetto M. Night Shyamalan di tenere per ultimo. Allora, come dire. Cosa propone lei per la cura dell'attuale neofascismo in Italia? La domanda è calzante e interessante, perché a parte, quando mi hanno coinvolto sono partito, adesso faccio una storia mega seria, perché veramente mi sta sul cazzo il fascismo, ma soprattutto trovo folle il fatto che qualcuno possa essere fascista nel 2023. Poi ho scoperto dopo che il numero dedicato a Orso, per cui avevo fatto altre cose. Comunque, sono partito da questo presupposto che veramente non riesco a capirlo. Cosa ti passa con la testa di cazzo? Cioè, sei un morto di fame, ti fai un lavoro di merda,
che porta a casa lo stipendio per rotto della cuffia e sei fascista. Deve essere non comunista così, comunista così, e invece niente. Quindi partendo da questo presupposto mi sono chiesto, c'è un difetto cerebrale, cioè la genetica ha sbagliato in qualcosa, c'è un problema mezzo culturale, mezzo proprio biologico, per il quale si fallisce a livello cognitivo, quindi poverini, ci vuole un'assistenza, bisogna aiutarli, bisogna fargli fare un percorso e capiscano quali sono i valori esatti. La cura non ce l'ho, cioè ne avrei tante, ma sono tutte, per citare Marcellus Wallace, cure medievali, per cui preferirei soprassedere. Adesso, per parlare un attimo di attualità, chiedo a tutti e tre un'opinione. In questa settimana ci ha lasciato il presidente Silvio Berlusconi e quindi io voglio chiedervi quanto questo è un dramma e un problema per questa nazione dal punto di vista del vignettismo e della satira italiana. Io ero pronto a rispondere da un punto di vista umano-sociale. Prego, prego. Il vignettismo, cazzo me ne frega, io mica faccio vignette, mica prendo per i culi politici. Il vero problema qual è? Chi ci ha insegnato a non essere niente non c'è più. Per questo può prenderci la responsabilità di essere qualcosa. Per Diana. Madonna, che perla. Questa è una perla vera. Allora, io penso di non poter superare Simon. Comunque, credo che... Allora, per tanti valga, non qua credo, ma penso che per tanti valga il discorso, ma ha fatto anche cose buone. Dopo, non voglio. Prego, vada. Ad esempio... Le antenne, la medias, le paludi. Però va bene, dai. Diciamo che è stato un momento triste per tutta l'Italia. Però io personalmente non sentirò tanto la mancanza, non è stato mio nonno, non è stato nessuno dei miei cari, quindi me la farò andare bene, sì. Allora anch'io non supererò Simon, la mia risposta non sarà all'altezza, però io ti ringrazio di questa domanda innanzitutto, perché non me l'aspettavo, però la migliore domanda che potessi fare questa settimana. E ti dico, io sono 30 anni che aspetto che muoia, quindi che dire, è dal 94 che non vedo l'ora, e ma andrò a fare un giro anche a trovarlo nella sua posizione orizzontale marmorea e lascerò un ricordo, penso, me lo porto proprio da casa imbustato e lo spargerò sopra con infinita gioia. Basta tenersi sulle braghe un attimo, vi ricordo, non è che bisogna portarselo da casa addirittura. Scelgo la migliore, cioè in una settimana magari. Bene, questo era anche un po' per rompiamo un po' più ghiaccio, dicendo così, diciamo le cose che uno pensa, parliamo anche di roba seria. Adesso una domanda seria, secondo voi il ruolo di una fanzine politica, cioè il ruolo di parlare di politica anche toccando temi, come dire, scabrosi, almeno su quello che sono il mainstream, quella roba che Linus ti dice bella, però non la possiamo pubblicare perché sai, ce l'hai come. Ti interrompo tutti. Prima, è un tipo di lettura che non è abbastanza diffuso, cioè tutto quello che è il... un certo tipo di satira è talmente relegato a un ambiente ristretto di mi guardo qui intorno e tutto quello che è il mondo dei pochi centri sociali rimasti in realtà antagoniste, che veramente non c'è nessun tipo di problema. Ovvio, se devi fare il grande passo hai problemi, ma non ci arrivi neanche se la tua intenzione è fare quel tipo di satira, quel tipo di rilevazione sociale, politica e quant'altro. Per cui è un non problema. Sarebbe bello, in un mondo ideale, che la gente fosse curiosa, interessata, attenta, soprattutto fosse interessata a leggere e entrare in contatto con un certo tipo di narrativa. Purtroppo in questo momento non è così, per cui sì, in teoria potrebbe essere un problema, ma nella verità non lo è, semplicemente.
No, sono d'accordo con Simon, assolutamente. Nonostante la nostra sia una realtà che prende comunque una bella fascia di persone, di ragazzi giovani, e sono convinta che comunque andrà avanti così, e sempre più forti e sempre più con cognizione di causa, comunque magari non si riuscirà in questo momento forse a raggiungere effettivamente una grande voce, però ciò non vuol dire che non si debba fare, perché ogni piccolo pezzo, ogni piccolo punto, ogni piccolo virgolo, ogni lamentela anche magari deve arrivare comunque, cioè bisogna far sentire la nostra voce e tutto il disappunto comunque che abbiamo, non solo magari in Italia, però su tantissime cose comunque succedono nel resto del mondo riguardanti queste tematiche, il fascismo, le armi, le forze dell'ordine, che comunque ogni giorno ne sentiamo una di nuova, quindi, e già noi qua ci stiamo male, chiaramente bisogna andare avanti a imporsi con forza. Dai. Sì, io sono d'accordo, nel senso aggiungo soltanto che non c'è momento storico migliore per far uscire una fanzine di questo tipo, perché c'è necessità, ecco, di parlare di questi argomenti. E difatti c'è anche Militanza Grafica, che credo sia proprio azzeccato dopo di noi, giusto? Sì, esattamente, dopo di noi ci sarà la presentazione di Militanza Grafica. Esatto, quindi ecco, la chiudo qui, non ho nient'altro da dire in realtà, però per fortuna che c'è una fanzine così. Ok, allora, adesso io intanto provo a contattare Fabio, editore di Free Ink, che dovrebbe risponderci. E intanto vi chiedo a tutti e tre di rispondere a questa domanda facile. Quale autore vorreste vedere sopra i prossimi numeri di Antifanzine? È una domanda un po'... ci devo pensare, lasciami un minuto. Avete tutto il tempo che volete. Guarda, io colgo l'assist della recente serie di Zero Calcare, che l'ha vista, che non l'ha vista, comunque il discorso del fatto che mi rendo conto che questa recrudescenza fascista ha a che fare con il malessere sociale, non con il fascismo a noi, tutte quelle cagate lì, purtroppo. Mi piacerebbe che ci fosse un attimino più di attenzione per quello che è la formazione, non dico politica, però almeno culturale, di memoria storica, memoria sociale, per cui a fronte di una propaganda ci fosse una risposta consapevole, quindi parlare veramente di come Antifanzine potrebbe essere un veicolo, un momento di riflessione, giusta, sbagliata, di parte, estrema, mica estrema, quello non è importante, però c'è un'alternativa differente che mi sembra di capire che in Italia in questo momento non c'è, per cui veramente porsi con l'intenzione di dire: oh raga, ho capito che sei fascista, ma non è che sei fascista perché sei stronzo, sei fascista perché sei sfigato, cioè capiamo questa cosa qua, non hai i mezzi per poter andare oltre, mo te li diamo, ecco, più o meno. Non so in quale maniera questo potrebbe verificarsi, però in linea di massima è la mia idea sul, appunto, sulla recrudescenza fascista, proprio quella, persone che non hanno idea di cosa succede intorno. L'altro giorno, io faccio un lavoro umile, come piaceva dire a quell'altro, e un mio collega mi fa, un collega ministro, mi fa: ma tu sei di destra o di sinistra? Ma io sono sostanzialmente anarchico, con simpatie comuniste. Mi guarda, dopo un po' mi fa: ma anarchico è di destra o di sinistra? Porco Dio, cioè, non sai di cosa stai parlando, cioè non hai capito. Questa è la gente che vota, che si beve ogni stronzata che viene detta da tutti i personaggi in capo. Per cui quello mi piacerebbe a me, un'orbita ideale di comunicazione, di narrativa, di espansione di messaggio. Dire: ok, va bene, capisci una mezza cosa, poi vediamo. Io invece chiudo il mio intervento semplicemente dicendo che mi piacerebbe vedere su questa zin
67 milioni di persone, cioè gli italiani, che dicessero basta sta cazzo di storia del fascismo, cioè è una cosa che non, noi non l'abbiamo vissuta, non sappiamo cos'è, è solo rabbia, repressione, omofobia, chiamatela come cazzo volete, però basta questa destra, sinistra, comunismo. Sicuramente bisogna schierarsi dal lato giusto e il fascismo non è la soluzione. Poi io politicamente non ho idee chiare, sicuramente non mi piace la politica e per me la vera risposta viene dalle persone, è nel sociale che ci sono i problemi, i politici io non so neanche dove vivano, cioè non so in che mondo stiano, ma sicuramente non nel nostro. Cioè, chiudo con questa, è una mia considerazione, ma per quello che... Allora, Fabio, dovresti sentirci? Fabio, ci riesci a sentire? Ciao a tutti e a tutti, non benissimo, però sento, ciao. Allora, più o meno capiamo adesso se riescono a sentirci, a registrare. Fabio, come nasce Antifanzine? Come nasce questo progetto? Fabio è uno degli editori di Antifanzine, è uno di quelli che cura la rivista. Allora, Antifanzine è un progetto che in realtà nasce tanti anni fa, appunto che curo a Roma, dall'incontro di alcuni compagni del cortocircuito, con i quali iniziamo prima di tutto a utilizzare il media del fumetto per affrontare e analizzare degli eventi che accadevano e poi decidiamo di fare proprio noi dei fumetti che indaghino delle tematiche di nostro interesse. Dopo una prima parte sono stati pubblicati 3 numeri, c'è stato uno stop di 10 anni praticamente. E nel 2021 abbiamo ripreso e da allora siamo riusciti a dare una continuità a questo progetto grazie al fatto che la redazione sia un pochino rimpolpata di energie e grazie anche al fatto che molte fumettiste e fumettisti contribuiscono con il loro lavoro totalmente gratuito e militante alle nostre fanzine. Questa grandina è un po' la storia del progetto che appunto nasce nel 2011 e prosegue ancora. Adesso volevo fare una domanda a te e coinvolgere Nicola. Nel numero 11 uscito a febbraio si parlava di brutalità poliziesca. E i fatti della cronaca attuale delle ultime 2 settimane sono come dire abbastanza inquietanti, se non aberranti, se non disgustosi. Siete stati come dire tristemente profetici. Quindi quanto è importante per te intanto questa capacità anche di raccontare una realtà che spesso è stata narrata sotto traccia e a Nicola ancora come vivi che quello che raccontavate come un'iperbole di quello che accadeva dopo 4 mesi sono i fatti della cronaca attuale, basta parlare di quello che è successo a Verona, quello che è successo a Milano quando si parla di realtà reali, aggressioni poliziesche a danni di cittadini e cittadine di questo paese. Allora, se parliamo... Non ho sentito bene, ma credo di aver riuscito a interpretare la tua richiesta. Purtroppo nel realizzare questi numeri di Antifanzine spesso ci è capitato di trattare tematiche che poi la cronaca ha riportato diciamo alla luce e a volte siamo stati... Abbiamo messo la lente di ingrandimento su quel tema prima che accadessero dei fatti, altre volte siamo intervenuti in una fase successiva. L'argomento della violenza poliziesca, del controllo e della repressione è un argomento che noi
negli anni abbiamo sempre affrontato, sia come redazione di Antifanzine, sia come compagni e compagne nelle varie strutture che abbiamo attraversato, nelle varie lotte che attraversiamo quotidianamente. Quindi purtroppo il fatto che sia venuta la ribalta della cronaca in questi periodi, questo tema, non è una novità, non siamo stati dei menagrani parlandone in questo numero. Purtroppo questo fenomeno è un fenomeno che esiste e che periodicamente viene alla ribalta in modo più o meno, diciamo, dal punto di vista della cronaca forte, e in questo caso negli ultimi periodi sta venendo fuori abbastanza, in maniera abbastanza importante, però diciamo che non siamo dei fini lettori della politica nazionale e internazionale. Purtroppo gli argomenti di cui trattiamo sono argomenti che sotto gli occhi di tutti e sulla pelle di molti che fanno quello che facciamo quotidianamente noi, insomma. La violenza dello Stato e della polizia è una di queste, insomma. Nicola, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma credo che la risposta di Giulio sia stata esaustiva, nel senso, adesso tu hai parlato di Verona, però io frequento centri sociali da 30 anni ed è sempre stata così, quindi non è una novità secondo me, ecco. Bene che i media ne parlino, perché spesso non se ne parlava proprio. E adesso Fabio, io ti volevo fare un'ultima domanda che coinvolge anche i nostri autori. Come nasce un numero di una fanzine? Voglio chiederlo prima a te, che sei dietro, e poi a loro. A te chiedo come scegliete la tematica e come contattate gli autori, e a voi autori chiedo come siete stati contattati da questa fanzine e qual è la fanzine che consigliereste di leggere? Può ripetere l'ultima cosa che hai detto? Non ho sentito. Qual è la fanzine? Qual è la fanzine che consiglieresti di leggere? Allora, come nasce la fanzine? Diciamo che nelle riunioni di redazione noi praticamente prendiamo in considerazione diversi temi che ci interessano, proviamo a focalizzare dei numeri in modo tematico, quindi ad esempio quello sulla violenza poliziesca, il numero che sta uscendo in questi giorni sulle migrazioni, proviamo a fare un'analisi del tema e di conseguenza tra le nostre relazioni proviamo a contattare fumettiste e fumettisti che crediamo abbiano storie da raccontare su quei temi. A volte capita anche che siano gli stessi autori e autrici che si propongono di realizzare delle storie su temi specifici, e quindi proviamo a fare in modo che i numeri che escono abbiano più o meno lo stesso tema da affrontare. In alcuni casi è anche accaduto che non ci sia un tema unico, ma che diversi autori hanno interpretato il tema antifa in modi diversi, su fenomeni diversi. Però diciamo che la genesi di un numero viene dall'idea di provare ad affrontare un tema e poi proviamo a contattare autrici, autori che su quel tema possano dire delle cose. Sì. Un numero che consiglierei è molto difficile, perché diciamo che come redazione direi il numero uno, che è il numero che a noi è più caro perché è quello che ha dato in là la nostra esperienza e dove abbiamo anche degli autori che hanno partecipato, che diciamo 12 anni fa erano alle prime armi e adesso invece sono anche sulla cresta dell'onda, diciamo. E se no, un altro che a me personalmente ha dato parecchio è il numero 5, che ha come tema di fondo la storia di Valerio Verbano, compagno ucciso dai fascisti a Roma tanti anni fa.
Fabio, io ti ringrazio e adesso passo la stessa domanda ai nostri autori qui presenti. Va bene, io ringrazio voi e niente, leggete Antifanzine, se lo volete comprare è disponibile lì a Sherwood, se no sul nostro sito si può comprare anche online. Grazie ancora. Grazie, mi dispiace che la cosa sia un po' confusionaria, non so neanche se sono riuscito bene a rispondere alle vostre domande perché non ho capito, era un po' difficile da comprendere quello che mi chiedevate. Buona serata a tutte e tutti. Buona serata. Grazie. Beh, allora, diciamo che la voglia comunque di scrivere una storia per Antifanzine, sicuramente ci sono sempre dei contatti, amici, magari c'è qualche richiesta, ma ti va di... E come si fa a dire di no? Alla fine, cioè, tutti abbiamo un qualcosa da dire su delle tematiche che ci sono più o meno care. E poi quando si tocca questo tipo di tematiche, secondo me è il fuoco totale. Ed è giusto anche così. Niente, sostanzialmente anche l'antifanzine lo consiglio un po' a tutti, anche vari tipi di pubblico, anche di età. Diciamo che ci sono molte storie in varie chiavi di lettura, quella più comica, quella più seria, quella più triste. È molto molto bello leggerle e chiaramente vi consiglio l'otto perché ci siamo noi, però vabbè, no, a parte le cacate. Potete consigliare anche altre fanzine, eh? Non è obbligatorio. No, solo altre fanzine. No, e poi ho avuto anch'io magari con Firas l'occasione per scrivere di Oblò, queste cose qua, insomma. È sempre una bella esperienza alla fine, no? Perché è proprio carta bianca, magari si segue una tematica, però ci si può esprimere senza blocchi, senza restrizioni, ed è questo l'importante alla fine, perché alla fine quando ci mettiamo anche ad esporre su canali più grandi c'è sempre un po' un neutralizzare determinate discussioni, no? Invece qui è totalmente libero ed è questa la cosa più bella. Sì. Io sono molto conciso perché devo andare in bagno. Quando hai fatto la domanda ho cercato di ricordarmi chi è che mi ha coinvolto, non mi ricordo, ma ricordo la mia reazione. Minchia, Antifanzine, cioè sì. No, finalmente mi hanno chiamato per Diana. Cioè, fumetti, antifascismo, in questo determinato periodo storico. Comunque, a proposito delle anche altre fanzine, quali? Quella che preferisci? Sarà che io sono un vecchio rimbambito, per cui non sono così attento, però non mi sembra che ci sia una vita così pulsante, ma forse colpa mia. No, ti chiedo. No. Comunque sì, no, perché di fronte a un... Non mi ricordo come, perché è venuto fuori... No, no, faresti sì. Perché sì, perché in ottemperanza la mia formazione adolescenziale in quegli anni 90, cazzo, una fanzine antifascista, non aspettavo altro. Allora farò vedere. E su questo ci saluta Maestro Simone. Ringraziamolo, grazie. Come grandi star va via prima. Io aggiungo soltanto che è una fanzine particolare, almeno chi vuole, insomma, è un po' di tempo, sfulciatela, collezionatela, perché secondo me ne vale la pena. Ci sono autori bravissimi, io ne cito alcuni che conosco di persona, come Canestrari, che è un illustratore fantastico, a mio parere con Alessandrini uno dei migliori attualmente in Italia, ma molti altri tipo Taddei, Spataro per esempio. E vi consiglio anche Snaffzine, che è una fanzine molto particolare, oppure Interiors di Roma. E quindi ci sono queste piccole realtà e supportatele, ecco, tutto qui. E allora ragazzi e Beatrice,
Io vi ringrazio e ringrazio Fabio e Film Comics per l'intervista e per essere qui antifanzine a Sherwood. Ricordo che tutti i numeri sono acquistabili dentro la libreria di Sherwood, ricordo che i nostri autori sono qui in esposizione con i loro lavori, le loro opere, e anzi vi chiedo di dire dove sono reperibili le vostre opere, a parte qui fisicamente, dove vi si può trovare su l'internet col magico mondo? Beh, vabbè, sul sito, cioè nel senso, trovate chiaramente in vendita le copie, e penso che anche a Fumetti e Soda ci sia qualcosina. Sì, sì, no, io parlavo di voi. Sì, 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 proprio, ma io personalmente, cioè non so, no, beh, chiaramente le nostre opere piccole, autoprodotte, cerchiamo di portarle un po' in giro, ai festival, a queste cose qui, qualsiasi fiera di fumetto, anche se magari ovviamente con altri lavori che subentrano si fa un po' fatica a starci dietro, però si risponde. Sì, su le dormire del giorno su Instagram, quello lì è dove mi potete trovare. Vabbè, allora io su Instagram mi chiamo Eibebo. Oh. Va bene, e oltretutto ho come disegno e tatuo anche un po', quindi si fa tutto, anche tatuaggi. Dove tatui? Di dove tatui? Se qualcuno... Cioè, non ho un negozio ancora. Dove ti si può contattare per fare una commissione di lavoro? Stiamo cercando di vendervi e per insomma farvi fatturare. Allora, vabbè, allora sulla pagina Instagram Eibebo e trattino basso Bebo, e troviamo tutti i miei disegnini, le mie cacatine, e dopo tatu si viene a casa personale e basta, insomma, dai, e poi ovviamente mi continuo a illustrare e tutto il resto, quindi chi più ne ha più ne metta. Un applauso a Beatrice Canova, che ha dovuto superare e battere l'ansia per essere qui con noi, non voleva ma l'abbiamo costretta, siamo dei mostri. Però grazie, perché mi sono sentita molto bene, molto capita e compresa, quindi adesso sto meglio, vi voglio bene. Grazie. Anche io sui soliti social, Facebook, Instagram e per strada, insomma. Per strada. Bisogna pagarti? Beh, volendo, ci mettiamo d'accordo. Insomma, se su 10 euro non è che dice no, mamma mia, tientala. Per dire, dottore, chiuda questa intervista con un'altra perla di saggezza delle sue. Mi rendo conto che io sono più bello di voi, ma la bellezza non è tutto nella vita.